Mi dovreste vedere, ragazzi. Ci siamo con Fallout 4. Forse il gioco più atteso del 2015. Aspetto qualche altro secondo. Intanto, come vedete, questo è il menu di gioco che vi mostra il vostro garage. Da quello che ho capito, perché non mi sono informato molto anche per questioni di spoiler, infatti quello che farò è quella che farò una blind run, completamente conosco un po' di cose, ma le scoprirò insieme a voi. Questo appunto, come diceva, il garage del nostro abitante del Vault, il viandante della zona contaminata, il nostro Wanderer. Lì vedete anche un poster della Vault-Tec con tutti i perk divisi per strato del Vault, con i classici Vault Boy. Che poi rappresentano un'abilità. Questa invece è la Power Armor, tradotta in italiano con armatura atomica, che potremo, da quello che ho capito, prendere già dall'inizio. E rispetto a Fallout 3 sarà molto, molto diversa, perché non sarà un'armatura indossabile, ma è una specie di bonus che prenderemo, si scaricherà e quindi potremo combattere esclusivamente in alcune zone e tenendo conto soprattutto delle batterie, delle fonti di energia. Allora io direi che sono le 6 e 5 più o meno, possiamo cominciare con una nuova partita. Chiaramente se ci sono problemi vi invito a scrivere sulla chat, io posso leggerla. Se ci sono domande anche relative alle altre serie Fallout, quindi Fallout 3, Fallout New Vegas, mi mancano solo due capitoli, Fallout 2 e Tactics, anche se conosco qualcosina, ma il resto ho giocato tutta la saga e conosco bene o male il lore e la storia in generale. Quindi posso rispondervi. Ovviamente non sono un pozzo di scienza, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, io direi di cominciare. Nuova partita, ho impostato graficamente un po' al buio, quindi vediamo se poi possiamo modificare qualcosa. Ho messo praticamente, ho maxato tutto a ultra, anche se la configurazione consigliata è molto lontana dalla mia. Vediamo un po' come va. Siamo dentro. Notate il logo di caricamento con la Vault-Tec si è animato. Caricamento piuttosto lunghino. Bethesda Game Studios Presents. Classica entrata in scena della scritta Fallout, è fantastica. Ce la ricordiamo tutti, almeno i fan. La guerra. Questo filmato va un po'. La guerra non cambia La guerra mai. non cambia mai. Questa è la stoica frase. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Il Nagasaki. fungo nucleare, ce lo ricordiamo tutti, Hiroshima e Il Nagasaki. mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, Ma come ma fonte di come energia. fonte di energia quasi inesauribile. Infatti Fallout La gente narra scoprì col russo un che fino ad allora futuro sembrava impensabile. alternativo, in cui Robot l'energia domestici, nucleare è la principale fonte automobili a di energia. fusione, Non c'è il transistor, computer praticamente. portatili. Questo è il Pip Boy 1.0, Però, eccolo. nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale.
E ho paura. Per me. Per mia moglie. La voce narrante, sai, siamo noi. Per mio figlio. Forse. Però un'armatura. Perché il tempo trascorso nell'esercito ci sono dati. Questa è un'altra persona. Che non la guerra. Chi sia il narratore. La guerra non cambia mai. Bel filmato, davvero, ragazzi. Molto ben fatto. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Ok, adesso passiamo alla customizzazione del personaggio. Vediamo che possiamo anche creare il suo faccione e possiamo anche cambiare sesso. Tocca a me, ragazzone. La ragazza, e questa è la moglie. Io per adesso un po' di spazio. Farei un uomo come primo personaggio, anche perché poi ne farò altri sicuro. Lo voglio provare con l'uomo. Volto 01, non ho capito cosa sia. Ah, sono i volti preimpostati. Dio mio. Che robaccia. 06, 05, 04, 02, 01. Partiamo da questo base e proviamo a farci qualche modifica. Ah, c'è proprio una modifica, sì, come avevo visto. Possiamo modificare bocca alto, diciamo accetta. Che bel sorriso, ah, c'è anche il commento, che una novità anche di questo Fallout è il doppiaggio dei protagonisti, perché come sappiamo i protagonisti sono stati doppiati interamente anche in italiano. Possiamo addirittura scalare e ruotare. Vediamo un po'. Vediamo un tipo. Prominente. Non sono niente male. Prominente com'è? Prominente 1. Medio 5. Ah, un po' butterato. Mm. Non mi piace moltissimo. Hai delle bellissime labbra, sai. Mettiamo medio 1. Poi il mento. Ti. Pigro risveglio, paparino, barba incolta, perfetto gentiluomo, me lo farei un po' con i baffetti, uomo vero, rinnegato, Mefistofele, spaccone, pistolero, canaglia impetuosa, gara di poesia, una basettoni li odio, roba forte, bullo da strada, spirito libero, folletto, playboy, temprato, errante, solitario, mamma mia che schifo così. Occello, perfettino, mosca, no? Stile Commonwealth. Bellissimo. Se li accorci un po' sembri Hitler. Motociclista, minatore, la bestia, hombre, bardo. Oh, figata bardo. Pizzetto, a tutto gas, scala reale, baffoni, appomato, fetisburg, restato tale sopravvissuto. Guardate, ce ne sono tantissimi, ragazzi. Pronti per l'apocalisse. Io me lo farei un po' più, diciamo, un po' baffetti, ma non troppo. Non so se avete qualche consiglio nei commenti. Comunque, baffetti, ma una barbettina. Vediamo. Facciamo un raffinato. Che ne pensi, tesoro? Barba o no? Che dici? Niente. Vediamo le guance. I guance inferiori. No, non c'è tipo qua. Semplicemente le devo definire. Va bene, allora gli occhi. Diciamo è. Stavo notando. Sean, hai il tuo sorriso. Sean. Riposato 4, riposato 5, stanco. Stanco, oh, salve 3. Splendore. Salve splendore. Stanco 5, prominente. Prominente 2. I tuoi occhi. Sono la parte di te che preferisco.
Ma io andrei. Sì, non male. Penetrante. Penetrante. Penetrante 4. Attento. I tuoi occhi. Per questo ho accettato quando mi hai invitato a uscire. Vedi, è bella anche questa cosa che commenta la modifica del personaggio, che potrei starci ore, cercherò di essere Devo molto dire che non sono conciso. niente male. Ampio, oh mio Dio, così sembra un post sfuggente. No, ampio sembra drogato. Che Scaltro. belli occhi. Dai, facciamo un bello scaltro, un po' con gli occhiettini così, dai. Palpebre basso, vediamo un po'. Ah no, questa è la palpebre basso, già. Allora, Non vediamo un po'. male, non male. Questi sono proprio occhi. Ah no, ok, proprio. Allora, definito tutto inglobale. Sopracciglia, vediamo un po' le sopracciglia. Il padre della famiglia Adams, di chi c'è Gabriel Kennedy. C'è Sì, sembra un qualcosa pochettino, di diverso. effettivamente. Che cos'è? Arcuato intenso, solido, cespuglioso. Che ne dici, tesoro? Maliziosamente splendido o splendidamente malizioso? Splendidamente malizioso. Ma io farei un sopracciglio un po' basso, ecco, un pochettino così, non troppo folto. Passiamo alle orecchie. Non voglio fare qualcosa tipo Dumbo. Non so se avete visto le immagini dei personaggi più brutti, ma sono Interessante. osceni. Adesso non mi metto a farli perché veramente chiudete il live immediatamente, altrimenti. Lungo, senza lobo. No, non mi piace senza Non lobo. Gli male, orecchini non dove li metto? male. Ampio, no, fa schifo. Guarda, però le orecchie sono definite malissimo. Guarda che schifo. Non hanno profondità. Cos'è? Vabbè. Più o meno. Bello come quando ti ho conosciuto. Oddio mio, deforme! Che schifo! Levatemi questa roba. Allora, lungo non mi Oh, piace salve, molto. splendore. Medio. Facciamo medio 3, vai. Poi, i capelli. Stile. Ranger urbano. Carino. Però è troppo. Non ci sta bene il baffetto. Professore, no. Elegante. Impiegato. Ribelle, tappetone, non mi piace, disordinato, taglio casual, mi fa schifo, Pompadour, maschio alfa, coloniale, cignon, samurai, Roxana, no, allora, sono indeciso tra questo e questo, però forse questo c'è. Ah, mettiamo così, Ehi, dai. ieri ti sei tagliato i capelli? Oh, Stai scusate. bene? Ehi, ieri ti sei tagliato i capelli. Un po' elegantuccio. Così me lo faccio bello carismatico, perché il personaggio mi piace col carisma. Allora, colore. Nero corvino. Grigio, no? Grigio acciaio. Grigio, argento, bianco. Ah, perché? Perché non ci sono. Ah, ce ne sono altri, è vero. Mi sembrava che ce ne fossero pochi. Biondo platino, biondo, biondo oro, biondo cenere, castano chiaro, rosso fuoco, non è tanto rosso fuoco, rosso, castano ramato. Non ci sono i capelli verdi però, peccato. Dai, facciamo un nero Questo corvino. nuovo taglio mi sta proprio bene. Vero, eh? Che altro c'è da modificare? Collo. Rugoso, muscolare, Ecco il mio bel infiammato, marito. lucido, liscio. Facciamolo liscio. Che altro c'è? Da definire. Ma c'è anche questa cicatrice. Non so se si può modificare anche il naso tutto. Vediamo un po' il naso. Tesoro, Attraente. pensi che il mio naso sia troppo grande? Romano. No. Mettiamo un. Lasciamolo così, va che sta bene. Diciamo ok. Poi volto extra, forse è quello. Segni, ecco qua, bene. Lentiggini, ah, blea. Nei, no. Oddio, che schifo, ma che c'ha? No, no, no. Leviamo qua. Macchie. Ombra inca Sei occhio. bellissimo. Colore labbra. Faccia da duro, non mi piace per un caso. Sembra Cassano, sembra. Allora, ma macchie, oddio, no. Piace. No, è orribile così. Sembra
perché l'hanno pestato. Oh mio Dio, ma c'ha l'herpes. Volto butterato. Dio mio. Ma chi è che si fa un personaggio così? Nato, naso rosso. Chiazze. Mancia sinistra. No, le chiazze fanno schifo, ragazzi. No, no, è orribile. Vediamo, stanno scrivendo in chat. Controllo un attimo. Fallo come Bruno Vespa, mi dice. Ma, non voglio farlo pieno di neve, mi dispiace. Danni. Allora, una cicatrice me la faccio, perché mi piacciono le cicatrici. Allora, bruciatura setto nasale, oh mio Dio, no. Bruciatura guancia de... Geralt, se lo facesse un po' più corto. Geralt, facciamo, aspetta un po'. Ah, questo però diminuisce intensità. No. Qualcosa di un po' più... No. Labbro tagliato, carino. Alla Ezio Auditore. Sorriso, vabbè. Joker, versione graffio sulle labbra. Cicatrice con dei punti, sopracciglio destro lungo, sfregio orizzontale, cicatrice sul mento, bruciature in testa, bruciature sulla guancia, pugge, naso rotto, mamma mia. Ma guarda, io mi farei una bella cicatrice come quella che avevo vista all'inizio, sul labbro. Devo dire che non sono niente male. Ho messo? Sfregio sulle labbra. Vabbè, però incrementiamola un po'. Aspetta, però, una... Ah, AD. Un po' se si vede. Carino. Vai un po' di più. È un militare, quindi un po' di sfregi ce li ha. Ok. Direi che ci possiamo. No, no, no. Che bruciature guancia destra. No, no, scusa. Rimuovi. Ok. No, ma me l'ha rimossa. Che palle. Allora, riproviamo. Che è un po' macchino. Se devo mettere accetta, ma mettiamo. Hai degli zigomi perfetti. Sì, lo sfregio degli zigomi perfetti. Perfetto. Allora, che cosa al sesso? Lasciamo così, abbiamo detto. Il corpo. Muscoloso, magro, grasso. Allora, grasso no. Magro, muscoloso. No, brutto. Fa schifo. Io direi tra il magro e il muscoloso. Deve essere bello atletico. Né troppo pompato. Deve essere un po' atletico, agile. Se lo facessi tutto grasso. Oh mio Dio. Così sembro io. Allora, direi così, dai. Più o meno una via di mezzo. Facciamo un po' più. Magari, ecco. Intanto vedete, c'è Cosworth dietro. Accetta. Io direi che dopo un'ora e mezza abbiamo fatto. Dai, ragazzi, abbiamo perso un pochettino, ma ci tengo molto anche a queste cose. Confermare il personaggio, ok. Non l'ha cambiato moltissimo, ma alla fine... Ok, e adesso siamo in gioco. Vediamo subito che siamo in una casa prebellica. In questo caso. Non posso prendere nulla, posso solo parlare con Nora. Faccio subito, non preoccuparti. Ecco, anche lei si deve conciare per le feste. La bella Nora, vediamo subito. Allora. Cosa c'è qui? Comunque queste sono molte delle case che visitate negli altri Fallout. Ricordano molto queste impostazioni, solamente che sono totalmente distrutte. Aspetta che sposto un attimo il portatile che mi dà fastidio. Ecco qui. Macchina fotografica. Dobbiamo ricordarci di far sviluppare quelle foto delle vacanze. Cara vecchia America. Gli Stati Uniti, appunto. Accendiamo la musica prebellica. Uniforme militare. La guerra non cambia mai. Quindi adesso noi sappiamo molto su questo personaggio. Non partiamo con un personaggio creato da zero, qui decidiamo noi le origini. Non c'è bisogno. Ma abbiamo un militare, quindi un ex combattente. E il padre ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e lui ha combattuto invece nella guerra contro la Cina, che vi ricordo scoppiò soprattutto per la mancanza di petrolio. E la guerra contro la Cina poi portò nel 2077, il 23 ottobre per la precisione, al lancio delle atomiche. E come dice anche il buon Chris Havell, non si sa chi colpì per primo, ma si sa solo che il mondo finì in pezzi. Allora, qui non c'è nulla, io andrei qui nel salotto prima di andare. Buongiorno signore, il suo caffè a 78,6 gradi centigradi,
preparato alla perfezione. Mi piace la voce, l'ho già sentita. Qualcuno se me lo vuole far sapere in chat se lo sa di chi è il doppiatore, ma l'ho già sentito, ve lo assicuro. Guardate che figata. Come fa uno così piccolo? Effettivamente, dovrebbero. Ah, Nora ha finito, vediamo cosa ha da dirci. Ehi, tesoro. Incredibile, siamo quasi ad Halloween. Devo finire il costume di Sean. Fumetto di Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Se lo leggi aumenta. Il mio preferito. Magari armi da mischia forse. Sì, mi sembra di sì. Nuka Cola. Nuka Cola. Ghiacciata. Latte. A quanto pare hanno consegnato il latte. Sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Ah, vedete? Va su. Ah, va il robot che ha fatto la cacca a Sean. Carino, carino. Salisbury Stick di Saddle Up. Massima qualità. Mi piace questa atmosfera molto gioiosa. Come fa a bere, scusatemi? Cosa ha fatto? Sgabello. Posso anche sedermi. Ovviamente non ha senso sedermi, però posso passare in terza persona. Vediamo come sono le animazioni. Diploma di laurea in legge. Sono così orgoglioso di lei. Ah, quindi è la moglie che è laureata in legge. Perfetto. La bandiera americana da buon patriota soldato. Cos'altro possiamo vedere in questa casa? Hanno suonato? Sì, hanno suonato. Penso sia quello della Voltec, produttore di oronastri. Sport nazionale, il baseball. Ecco qui, hanno suonato la porta. Adesso vedremo anche il nuovo sistema di dialogo. Andiamo subito. Apri. Buongiorno, siamo della Voltec. Quanto sei brutto con quello spolverino. Voltec. Ah, ci sono anche proprio le frecce direzionali. La Voltec. Di cosa vi occupate? Facciamo finta di non sapere nulla. Signore, per aiutarla a proteggere il suo futuro. Vede, la Voltec è la principale costruttrice di avanzati rifugi antiatomici. Di Volt, diciamo. Abitazioni di lusso. Come ben sapete, soprattutto come ben sanno i fan della serie Fallout, i Volt sono stati spacciati per abitazioni di lusso come oasi salvifiche nel disastro nucleare, ma in realtà urgenza, ora sono qui. Urgenza. Che c'è di tanto importante? Ma in realtà sono dei laboratori. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Ci vede lungo. Perdoni questo. Il mio linguaggio, ma il grosso boom. Come vedete, anche i dialoghi rispetto a Fallout 3 sono molto più dinamici. E arriverà prima. La telecamera inquadra i due personaggi. Il tempo non si ferma, soprattutto da quello che ho capito. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati per nostra fortuna, per ragazzi. Siamo fortunatissimi di partecipare a un esperimento, ma almeno ci farà sopravvivere. 111. Non si sputa in faccia ad ogni opportunità. Vediamo, spazio sufficiente. Facciamo un po' i titubanti, siamo cattivi, vattene. No, sembra fantastico, no, è troppo entusiastico. Ho da fare, no? Spazio sufficiente, continuiamo a essere... Ma ci sarà spazio per tutta la mia famiglia. Curiosi. Vero? Ma certo, tranne il suo robot naturalmente. No, i robot... In effetti siete già autorizzati all'accesso, si tratta solo di verificare alcune informazioni. Grazie, okay. Non vorrei che ci fossero problemi in caso di annientamento atomico. Io direi rispondiamo a questo questionario, anche solo per approfondire. Ci vorrà solo un minuto. Sarcasmo. Facciamo un po' sarcastici. Quello che non mi piace molto è che non è molto chiaro. Sarcasmo, dove andiamo a parare? Proviamo. Non vedo l'ora che il mondo finisca. È carino, lo spirito però. Giusto. Ora vediamo. Qui intanto leggo un attimo la chat. Ottima qualità della diretta, complimenti, grazie. Che culo, sono arrivati il tempo. Riccardo Rovatti. Ah, grazie. Anche One Piece. Scusate ragazzi se non leggo sempre la chat, ma posso ogni tanto posso guardare. Comunque adesso vediamo un po' come impostare il nostro personaggio. Molto carino il fatto che all'inizio di ogni Fallout si decide l'impostazione del nostro personaggio. 21 i punti disponibili. Sono special, forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. E vediamo, allora io direi, prima di tutto la forza è imprescindibile, quindi un minimo di 5 ce la mettiamo, poi vediamo se aumentare.
5, perché servirà sicuramente anche per il trasporto. Infatti lo dice, influisce sul trasporto e sui danni degli attacchi in mischia. Poi, percezione. La percezione, è molto importante anche perché ci permette di vedere i nemici. I nemici a distanza maggiore, oppure possiamo incrementarlo per aumentare la precisione con lo SPAV che voi conoscete o VAZ. Allora io direi mettiamo 5 anche questa. Costituzione. La costituzione misura la tua forma fisica generale, influenza la salute totale, il consumo dei punti azione quando scatti. Perfetto, questa c'è la nuova versione perché ho finito proprio oggi Fallout 1 e ci sono anche dei cambiamenti, però me li ricordo da Fallout 3. E questa io direi per adesso mettiamola a 3. Carisma. Allora, il carisma è la cosa che a me piace di più in Fallout, perché a me piace tantissimo parlare, piace tantissimo risolvere le missioni parlando e anche fare il cattivo a dialogo. Io metto il carisma per un minimo di 7. Adesso vediamo se dobbiamo togliere qualcosa, perché i punti scarseggiano. Intelligenza. Intelligenza è indispensabile, soprattutto perché possiamo hackerare i terminali con un buon numero di intelligenza, i dialoghi sono addirittura più profondi e a me piace moltissimo, quindi togliamo un po' dalla percezione e mettiamo un'intelligenza di 5. L'agilità è importantissima per lo SPAV, però se noi combattiamo anche senza l'utilizzo dello SPAV, ne possiamo anche fare un po' a meno. Poi, ovviamente, se si vuole fare furtivi, l'agilità è d'obbligo. Quello che vedo da questa schermata è che i punti sono pochi, semplicemente perché? Perché Fallout 4 è stato aggiornato, cioè è stato aggiornato il sistema di assegnamento di punti di Fallout 4 e si può anche aggiornare le caratteristiche special al salire di un livello. Allora, io per adesso tolgo un po' di carisma a questo punto e mi metto un'agilità di 3 e una fortuna. La predisposizione a buona sorte influenza la velocità di ricarica dei colpi critici. Guarda, la fortuna la metto a 3, anche in questo caso. Per adesso mi diminuisco la forza a favore del carisma. Allora, questo, io diciamo, il mio personaggio è un combattente, ma è soprattutto, come vedete, un oratore. Ha un buon carisma, una buona intelligenza, 5, costituzione scarsina, quindi quando prende botte muore. Una percezione anch'essa un po' scarsina, quindi è poco preciso con lo SPAV, trasporta roba. Allora, secondo me a questo punto mi conviene. Vabbè, dai, lasciamo così. Preferisco un. Ok, perfetto. Come accetto? Perché non posso accettare? Non ho capito perché non posso accettare. C'è qualche problema? Ah, il nome, giusto, scusate. Il nome è un banalissimo Libertador. Ok, so se nei commenti avete qualche consiglio o altro, che adesso sto proprio leggendo. Perfetto, allora io direi Libertador. Andiamo, e col nostro personaggio che ha delle caratteristiche un po' malandate, me le do sicuramente potenziare, soprattutto non mi piace questa scarsa costituzione, percezione e l'agilità, però diciamo che possiamo andare. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Volt. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Il grazie futuro, ancora. grazie ancora. Una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffio. Per Perfetto, te, ragazzi. Sean, non esiste prezzo troppo alto. Perfettissimo. Ho i miei momenti. È un po' presto per cominciare a bere. Quindi sappiamo che un alcolista è anche un fumatore. Ottimo, si sanno un sacco di cose. Tesoro? Nervoso? Di un po' del suo affetto Ok, paterno. adesso. Ah, vedete, qui c'è il nostro cane. Ciotola per cani. Non troverò mai quel cane. Aspettate, non troverò mai quel cane. Quindi vuol dire che il cane si è perso in questo caso. E quindi forse avremo qualche sorpresina dopo. Perché non sapevo avesse un cane. Cioè, immaginavo avesse un cane. E non sapevo si fosse perso soprattutto. Ok, andiamo avanti tra un quadro con. Cos'è? The Lighthouse di Virginia Woolf. Ok, andiamo subito nella stanza del nostro povero Sean. Diventerà un grande scrittore, Oppure, oppure bravissimo. bravissimo a spostare i blocchi. Ok, un'altra. E pensare
che un giorno imparerà a guidare. I special. Mi chiedo cosa farà Sean da grande. Vediamo cosa c'è qui dentro. Blast Radius, niente di che. Andiamo dal nostro piccolo Sean. Giochiamo. Giriamo dall'altra parte della culla. Oh, caro mio, quanto... Gira un po' quella giostrina, la adora. Giostrina. La nostra prole. Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Ma certo. Il tempo dovrebbe reggere. Allora, mi chiede Offeso 1990, tutto ultra, confermo. Per adesso il framerate mi pare buono. E anche se ho una GTX 670, 8 GB di RAM e un i5 2500K a frequenza standard. Soltanto la scheda video è leggermente overclockata di fabbrica. Ma per il resto è tutta ultra. Allora, tutto bene? Sì, scusami, non rispondo. Vedete, c'è anche sarcasmo. Andrà andiamo. Come quella sera al parco un anno fa. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere. Codsworth, che succede? Cosa succede? Ehi, hey, tesoro. Apriamo la porta. Ma che ha Codsworth? Seguito da... Sì, seguito da... Ecco, la televisione. Lampi accecanti. Sta televisione. Suoni di esplosioni. Stiamo... Questo è il presidente. Stiamo cercando di ottenere conferma. Ma sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. E ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Cadono le bombe, ragazzi. Oh, vediamo l'ora. Dio. Si capisce bene, sono tipo le... Dobbiamo andare al volto, subito! Dobbiamo andare al volto, subito. Andiamo! C'è Sean, ok. Adesso, ragazzi, c'è quella sezione che probabilmente avete visto. Abitanti di Sanctuary Hills. Scusa. Non lo so. Il volto è da questa parte, andiamo. Dobbiamo correre, possiamo anche scattare come scarico. Sarà abbastanza lontano. Ehi. Queste sono le Corvega, le macchine nucleari. Da quello che si sa, sono molto, molto rare dalla popolazione, ma sembra che questo paese siano tutti benestanti. Questo soldato con un elmetto. Ciao ragazzo, vediamo un po' se si qua si può andare. Vediamo un po' se ci permettono di andare di qua. Sto facendo. Sono schiantato, ragazzi. Ok, è molto scriptata questa parte, scusatemi, ma era praticamente d'obbligo. Ok. Allora, intanto mi devo ricordare ogni tanto di salvare. C'è il salvataggio automatico, ma è meglio che agisca anch'io a mano. E andiamo verso il vault, perché altrimenti esplodiamo. Dov'è la mia moglie? Moglie! Proteggiamo la nostra eredità. Lascia le valigie, che importa? Aiutami a portare tutto. Dai, ti aiuto io. Ehi. Vabbè. Guardate, questa oasi verdeggiante autunnale, si capisce, siamo in autunno, infatti è ottobre, mi sembra, 23 ottobre, sì, diventerà praticamente una landa desolata. Non potete fermare. Ok. Non lo prendono, addirittura quello che mi aveva... Fate gli avanti, altrimenti tornate a casa. Dobbiamo entrare. Siamo nella lista. Bambino... Uomo adulto, donna adulta. Guardate quelle power armor, ragazzi, quanto buona sono fortuna, fighe. Signora. E che Ehi. Dio ci aiuti. Raggiungi il volo! Voi due, seguitemi, forza! Okay, che ne sarà di tutta quella gente fuori adesso da casa? Adesso tutto il possibile, non forse. Vi fermate. Intanto c'è qualche scattino, micro scattino. Qui non c'è molta interazione ambientale, almeno all'inizio. Quindi andiamo belli sparati, molto lineare. Salite sulla piattaforma, al centro! Domande? Ci siamo quasi, ce la caveremo. Comunque ripeto, se avete anche curiosità su altri capitoli della serie, su anche noi. Lore, cavoli vari, posso darvi le tutte le informazioni che volete riguardanti Fallout 1, Fallout 3, New Vegas e il 4 che sto giocando chiaramente. Il 2 Tactics li conosco, ma non alla perfezione. Scrivono adesso, li fa entrare senza chiedere i nominativi, poteva entrare chiunque sia, ha detto esclusivamente donna, bambino e adulto, e effettivamente è un po' così, entrava un'altra coppia del genere e la facevano passare, cioè, abbiamo avuto culo, questo
Scendete questa... tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Ok, questa è la sicurezza della Vault-Tec. Quindi siamo in un vault. Molto particolare perché ha questa apertura strana. Di solito i vault ce l'hanno per, ce l'hanno in orizzontale, che si aprono su un piano orizzontale. Invece questo scende. Non posso crederci. Siamo usciti un minuto dopo. Ehi. Ehi. Signora Whitfield, vediamo un po' che c'è. Kindly. Sono io. Whitfield, signora Able. Oddio. Vediamo Nora che cosa ci dice. Ok. Questa è la nostra nuova casa. Purtroppo è questa. Allora, questa è la sicurezza della Vault-Tec con il bel elmetto della Vault-Tec con un po' di texture veramente spiaccicate qui e là. Scusa. Non va fluidissimo in questo caso, forse è colpa di queste effetti di luce. Ah, ecco, questa è la vera porta del volto. Welcome home. Molto cinematografico questo ingresso, carino, mi sarebbe piaciuto che durasse più forse, però cosa sta facendo? Prendi una tuta del Vault e uno scan. Cammina. Ehi. Ehi. Continua a tremare. Sì, ma fammi passare. Ah, ecco, si passava qui. Ok. Pensavo fosse bloccato. Scusa. Benvenuti al Vault 101. Vedete chi è questo? Scienziato Ehi. Sto eseguendo le rilevazioni. Prendiamo la tuta del Vault 111. Scusa Nora, ma fammi passare. Prendetene tutti una. Le vostre nuove tute del Vault. Levati. In fondo a quel corridoio. Grazie. E adesso? Aspettate, ma cosa ho visto? Una folata d'aria. Ok. Ehi. Allora aspettate, l'inventario. Non ho ancora il Pip-Boy, quindi non posso equipaggiare nulla. Ce lo daranno fra un pochettino, immagino. Andiamo avanti in questo volto bruttissimo. Questi tubi. La nostra casa. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Oddio tesoro. E se non ce l'avessero fatta? So che è un momento difficile, ma la Vault-Tec sarà con voi. Muoversi. Abbiamo perso. Quanto pensa che resteremo? Ho spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare i controlli medici. Allora, controlli medici li passerò tutti, sono un soldato. Ma anche alla moda. Pronti per il futuro? Giusto? Non sono controlli medici questi, ragazzi. Queste sono delle celle criogeniche. Non vuoi entrarci? No, questo è un esperimento bello e buono. Scusa. Mi posso opporre? Non so. Scusa. Quella era una Ehi. Bomba. Sali qui sopra e indossa la tua. Senti, mi hai preso per fesso. Nella capsula. No, questi mi hanno preso per fesso, ragazzi. Io so benissimo che qui dentro mi congeleranno e mi sveglieranno 200 anni dopo. Non posso oppormi, ma... Chi è il mio tesorino? Non vado lontano. Sarò laggiù. Sean. Non mi congelate anche Sean, che mi diventa un supplì. Allora. Capsula di decontaminazione. Ma quale decontaminazione che è criogenica? Vediamo... Bella tutina del Vault. Vediamo se ci sono altre domandine. Niente. La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel... Racconta altre palle. Rilassa. Racconta altre Inizio palle. Una nuova vita. Sì, quali nuova vita? Residente diventi un gelato. Nel 2277 ti leccheranno come un calippo. Procedura completata. Tra 5. Ciao. Lo immaginavo, era palese, ragazzi. Purtroppo, sicuro non l'ho vista questa parte, ma era troppo ovvio. Anche perché quando ti svegli dopo 200, mi sembra 2280 o giù di lì 81, qualche giù di lì, sei ancora tu. E quindi era ipotizzabile che o ti hanno clonato oppure qualcosa a che fare con la criogenesi. Allora. Vediamo un po', ci siamo svegliati, ma in questo caso non mi dire nostra moglie dov'è finita, sta lì davanti ancora. Sean, posso... Chi è? Questa qui, ecco. No, quella è mia moglie. È mia moglie! Bastardi, ecco forse la trama, devo salvare Sean e la moglie, un po' banalotta però. Allora, l'engine, sempre offeso 1990, è il Creation Engine, lo stesso di Skyrim. Effettivamente, trattandosi di nuova generazione, ci saremmo aspettati tutti di più. Quello che sto pensando è che probabilmente avevano pensato Fallout 4 in uscita anche per la vecchia generazione. Altrimenti non si spiega molto. No! Hanno sparato a mia moglie.
Non me ne frega un cavolo dei valori del matrimonio, ma io ti ammazzo. Cioè, se ti prendo quella testa, il carisma lo butto al cesso. Comunque, stavo dicendo, sì, il Creation Engine è vecchio, ci hanno fatto Skyrim. Fortunatamente su PC ci sono i modder, perché i modder già da qualche mesetto, anche qualche settimana dopo il lancio, pubblicheranno sicuramente texture pack in HD, modelli rifatti, armature più rifinite, armi ancora più fighe, quindi preparatevi. NRB, già è uscito uno Sweet FX, ragazzi, ci sarà di tutto. Ecco la mia fede, abbiamo la fede. Ho rotto un po' la voce. Allora, vediamo un po'. Allora, graficamente ve lo dico, non è pessimo, è carino, ma non è questo il problema. Fuori dal tempo, vedete, ci sono queste missioni che adesso sono anche animate. Esci dal Vault 111, che richiama ovviamente il 101 di Fallout 3. Allora, prima di tutto, oddio, perché la volta che ha fatto tutto questo? Prima di tutto, forza! Deve esserci uno sblocco. Questa mia moglie è morta. Porca puttana. Devono esserci altri superstiti. Ehi! C'è qualcuno? Non vedo nulla. Questa è vuota. Sono tutti morti. Questa qui non c'è nessuno. O se n'è andato oppure. Perché? Perché l'hanno fatto? Perché? Perché l'hanno fatto? Le porte classiche del Vault. Allora io direi salviamo qui. Andiamo avanti. Vediamo un po' qui che c'è prima. Ok, esploriamo questa zona. È bella questa cosa che interagisci e parla il personaggio. È molto più coinvolgente da questo punto di vista. È meno RPG forse, ma è più coinvolgente. Cos'è? Un terminale. Vediamo un po'. Già cominciamo a scoprire. Supporto vitale offline. Capito, se il supporto vitale è offline, perché sono ancora vivo? Stato occupante capsula. Io quale sono? Deceduto a causa della morte, asfissia dovuta a malfunzionamento del supporto vitale. Sì. Se. Cosa simile. Signora Whitefield. Non ho capito quale sia mia moglie, sinceramente. Signora Cofran. Allora, Cindy Cofran. Non può essere. No, penso che non sia contemplata. Penso che in questo caso si riferisca a altre capsule. Non ci sia mia moglie. Penso che qui sia tutto uguale. Sia tutto identico, però. Non mi faccio certo scappare se c'è qualche chicca, sinceramente.